Adesso ne sentiamo un altro, parliamo di erogazione di contributi, di fondi per gli assistiti INAIL, parla di questo fornendo anche i dettagli Giovanni Asaro, direttore regionale INAIL Sicilia, ascoltiamolo. L'incremento che viene erogato nei confronti dei nostri assistiti verrà erogato con decorrenza dal mese di dicembre 2023 e per quanto riguarda invece diciamo, gli importi che devono essere, come dire, previsti per la liquidazione in capitale, questi riguardano i provvedimenti che sono stati erogati con decorrenza dal 1 di luglio del 2023. È un importante provvedimento che riguarda circa 45.000 assicurati INAIL e che prevede una rivalutazione dell'8,1% delle rendite che vengono, degli importi delle rendite che vengono erogate nei confronti di questi soggetti. Questo avviene sulla base, diciamo, di una rivalutazione che è stata stabilita dall'Istat e che ha determinato l'incremento del costo della vita nella misura dell'8,1%. È possibile che questo tipo di erogazione venga erogata esclusivamente nei confronti dei nostri assistiti senza dover effettuare nessun tipo di richiesta, in quanto l'Istituto provvede direttamente all'erogazione di questi importi senza appesantire l'attività, diciamo, da parte dei lavoratori. Questi incrementi saranno destinati anche agli altri tipi, diciamo, di emolumenti che l'Istituto eroga nei confronti degli assistiti, in particolare per quanto riguarda l'assegno per l'assistenza personale continuativa, che è un particolare assegno che viene dato ai nostri assistiti che si trova in una particolare condizione patologica. E così come per quanto riguarda l'assegno una tantum, che è il cosiddetto assegno funerario, che è anche questo soggetto, diciamo, di un incremento, e anche l'assegno che riguarda l'assegno di incollocabilità per quanto riguarda i nostri assistiti che non possono essere destinati all'attività lavorativa e quindi devono essere in qualche modo sostenuti da un vitalizio che viene erogato dall'Istituto con gli adeguamenti previsti.